emerge dall'indagine sono imprese in grosse difficoltà sulle quali bisogna intervenire e bisogna intervenire con una proroga e un aumento del credito d'imposta, con una dilazione dei pagamenti dei costi energetici, con una ritrattazione dei contratti di fornitura e soprattutto con il finanziamento di check-up energetici in base al quale si riesce a verificare dove sono effettivamente i costi e le dispersioni energetiche in un'impresa.